No, la cosa è che volevo provare a commentare con Ivan, perché volevo provare con te, ma la connessione è morente, poi mi sembra un po', non lo so, un po' troppo, però i rigori della finale del 2006. Allora, io non li rifaccio, però se li fate voi vi posso dare un È giudizio un po' quello che ti accettabile. volevo chiedere, quello che ti volevo chiedere. Va Ok. benissimo. Ma giudizio serio, però. Va bene, chi fa me, chi fa Beppe? Qualcuno fa me, qualcuno fa Beppe o... Allora, Ivan è più bravo, però mi metto io più in difficoltà. Vai. Hank, se ci puoi, tanto lo vedrai anche tu il video, c'è il video proprio, Ah, fantastico. Questi sono i rigori, vediamo un po' Allora, com'è. Io ho ho tolto parlato l'audio, pochissimo eh. durante i rigori. Vado? Vada, vada. Attenzione. Attenzione, attenzione. Andrea Pirlo si sta spostando. Vediamo Barthez che si sta mettendo sulla linea di porta. L'arbitro gli dice: mettiti effettivamente sulla linea di porta. Pirlo prende un sospiro. Mamma mia, Fabio, che emozione. Poi chiamami Andrea che mi sento in imbarazzo. Pirlo, così! E andiamo! Dai, Andrea! 1-0 per l'Italia, siamo in vantaggio, punizione battuta splendidamente da Andrea Pirlo. Cosa dici, Ivan? Sì, l'ha battuto veramente in modo egregio. Pirlo è un grande rigorista, ha spiazzato il portiere, forte, implacabile. Grande Andrea Pirlo. Sappiamo che Gigi non è un gran paratore di rigori, ma Gigi, vai Gigi, San Gigi, confidiamo in te. Gigi Buffon, sappiamo che non para un rigore dal 98, ma vediamo se questa volta andrà bene. Wiltord, ottimo rigorista. Pischia l'arbitro, gol. 1-1, Ivan, 1-1. Eh sì, diciamo che Wiltord appunto li batte sempre molto bene. Ha spiazzato completamente. Buffon ha battezzato l'angolo sbagliato. Peccato. Ci siamo ancora, ci siamo Ci siamo ancora, Andrea. ancora, prossimo rigorista, chi ha scelto Materazzi? Materazzi che si è rialzato dopo il piccolo infortunio, dopo il piccolo match di MMA che ha fatto prima. Posiziona il pallone, l'arbitro gli dice, posizionalo meglio, attenzione, Materazzi prende la rincorsa, prevedo... Ci ha portato a questo momento, Andrea Materazzi, è il momento della verità. È il momento, sì, attenzione, prende la rincorsa, il tiro, gol, Dai, dai Marco! sì! Mi sento, Fabio, mi sento molto in imbarazzo, non voglio più fare questa cosa. Vabbè, Vai tranquillo, sta facciamo andando bene tra all'inverso. l'altro. Ok, sta allora andando bene. mi Solo che prendo... se ti senti Buffon che gli hai detto non paravo rigore, te devi andare a cercare a casa, perché No, mi sai dissocio da che in quello che ho realtà detto è una prima. percentuale molto alta. 2-1, no, 2-1 Andrea. 2-1, siamo ancora in corsa, siamo in vantaggio, Trezeguet. Trezeguet, ma aspetta, mi sa che siamo andati avanti, vabbè, siamo andati avanti, No, Trezeguet no, no. contro Gigi, Dai, vai Gigi. Gigi che lo conosci, vai Dai, Gigi, Gigi. quante ve ne siete tirati? In Sì, 3, non è 2, 1! gol! Non è gol, Andrea! Non è gol! Dai, vai a cagare, Trezeguet, grande! Inquadrato Lippi, ecco, queste sono le inquadrature di cui parlavamo prima. Inquadrato Lippi, guarda qua, Trezeguet, che favore, che regalino che ci ha dato Stuck, non è gol, non è L'ha gol, Ivan. ipnotizzato Gigi, l'ha ipnotizzato Guarda Andrea. Gigi che si è buttato dal lato giusto, però la traversa l'ha salvato. Attenzione, De Rossi, De Rossi. probabilmente Capitan Futuro Danielino, probabilmente se non sbaglio. Sì, è De Rossi, rincorsa lunga per Daniele. Forza Daniele, forza Daniele, una bella botta! E andiamo Daniele! Daniele! Siamo avanti Andrea! Siamo avanti, io guarda, dall'ansia vado a farmi un cicchettino perché non ce la faccio a guardare. Siamo rimasti soli, Fabio! Se avessi detto questo l'avrebbero licenziato subito proprio. Eccomi, scusatemi, sento la pressione addosso, ecco,
Terzo rigore per la Francia, siamo in vantaggio, Ivan. Dai, Gigi, Gigi, ipnotizzalo, buttati. Io me lo sento, Ivan, ci giochiamo che la para. Io mi sento che la para. Speriamo, speriamo, Abidal. Abidal sul pallone. Dai Gigi, paralo e portaci a casa questa finale. Forza, Gigi! Go. Ah. L'ha spiazzato, l'ha spiazzato. Bravo, bravo Abidal. Bravo Abidal, ma siamo comunque in vantaggio, vai, andiamo avanti Hank, siamo comunque in vantaggio di un gol grazie al cioccolatino che ci ha regalato Trezeguet, ma c'è Alex Del Piero, Alex Del Piero sul dischetto, Pirlo, abbraccio a Cannavaro, vediamo se Alex Del Piero va! Sì, sì! Alex Del Piero, Del Piero, Del Piero, Del Piero! E la Francia ci sta per dire boom baby bye. Rincorsa lunghissima del numero 7 della nazionale, implacabile, ha spiazzato il portiere francese. L'esultanza di liberazione da parte di Andrea Pirlo, la disperazione negli occhi di Barthez invece. E adesso è il momento della verità, Sky, Andrea. Ricordiamo che Fabio Caressa e Beppe Pergomi hanno perso il volo per questa finale. Sky ha chiamato noi che li sostituiamo. Però il livello mi sembra sempre lo stesso. Allora, entreremo nella storia. No, gol. Ma adesso, Sagnol. È il momento di Fabio Grosso. Fabio Grosso ci ha portato in finale, il gol contro la Germania su assist di Pirlo, tutti ve lo ricordate, pochi giorni fa. È il momento di stringerci forte. Un ultimo sforzo, Fabio, un ultimo sforzo. Ma stoppa un secondo, Ivan e Hank. Ma Fabio, quando ha segnato Grosso, ti sei alzato in piedi? Eri già in piedi, ti sei alzato in piedi? Vabbè, abbiamo visto tutti i rigori in piedi. Eravamo in piedi abbracciati pure noi, eravamo in piedi abbracciati e ti devo dire anche che la semifinale, poco prima del gol di Grosso, ci siamo alzati in piedi con Beppe perché sentiamo che sta arrivando un momento particolare. Abbiamo fatto gli ultimi due minuti in apnea in piedi urlando come degli ossessi, abbiamo finito la partita, si sono girati tutti i colleghi ad applaudirci perché era stata una partita emozionante. Il telecronista portoghese che era sotto di me mi ha guardato e mi ha detto: complimenti, si è andato in onda anche in Portogallo. Ha urlato talmente forte che gli entravo nel microfono. Ci credo. Ma perché io mi ricordo, ora non so se sbaglio, che sente qualcosa sbattere quando segna Grosso. Ma quello non lo so, però mi ricordo che io ero in piedi con i due cronometri, noi usiamo due cronometri. Io non mi fido del cronometro ufficiale, che delle volte è saltato, quindi ho altri due miei cronometri di sicurezza in mano. Ero con questi due cronometri in mano, io mi sono alzato in piedi e si è alzato in piedi anche Beppe, perché dietro non c'eravamo l'ultima fila e dietro non c'era nessuno. E abbiamo visto gli ultimi due minuti in piedi, ma ero in trance agonistica assoluta proprio io. Una cosa mai provata prima e dopo. Mamma mia. Chissà. Invece ai mondiali non vedevo una metà campo. Perché quella è stata una cosa incredibile. Arrivo alla postazione della finale dei mondiali, che è il sogno di tutti, no? Fai la finale mondiale dell'Italia, cioè il sogno del telecronista, se uno inizia a fare il mestiere, il sogno tuo è quello. E pensi, chissà che postazione che c'avrò. C'avevo una colonna dello stadio e io non vedevo l'area di rigore di sinistra. Tant'è vero che quando ha segnato Zidane, io il rigore non lo vedevo dal vivo, lo vedevo in televisione perché era completamente occupato dal palo. Non vedevo la porta, una cosa drammatica. Ma le riprese ti arrivano effettivamente in diretta o con qualche secondo di delay? No, la ripresa allo stadio hai due monitor in genere. Uno si chiama la bassa frequenza ed è quello che arriva direttamente dalla telecamera, quindi è in tempo reale. L'alta frequenza invece arriva con due, che è il ritorno del segnale, ti arriva con due secondi di ritardo, ma io l'alta frequenza non la utilizzo mai. Uso solo la bassa quando sono sul e campo. Si vede un po' peggio. Che lì in teoria devi vedere se sei fuori e dentro dalle pubblicità, ma tanto te lo dicono in cuffia. E comunque tu lo vedresti con due secondi di ritardo, quindi quella è solo confusione. Ma piccola curiosità, proprio che non c'entra niente, ma se devi andare in bagno devi proprio aspettare fino al primo tempo, se succede qualcosa? Una delle prime cose che un telecronista fa quando arriva in postazione è controlla la distanza dal bagno, perché o non bevi mai e allora
può diventare complicato se fa caldo, poi con la voce, sai, devi aiutarla un po' bevendo. Esatto. C'erano degli stadi tipo Napoli che erano drammatici perché dovevi scendere con un ascensore lentissimo, quindi ti preparavi prima e la tenevi, l'unica possibilità è quella. Una volta, quando c'è stata Perugia-Juventus, quella famosa del diluvio, abbiamo tenuto 3 ore e 45 di diretta, perché noi eravamo in diretta durante tutta la pausa e non si poteva andare in bagno, e qui vi faccio una confessione, ho pisciato in una bottiglia. non c'era alternativa. Poi ti viene da piangere, cioè se ti scappa forte, poi diluviava, quindi è la cosa peggiore del mondo. Ti scappa un po' di pipì, diluvia fuori, cioè puoi morire proprio. Ma lì era proprio impossibile, perché alla fine eravamo stati in postazione quasi 6 ore. Quindi cioè, lì devi trovare una soluzione. Ma quando commenti sei sempre, cioè come i giocatori sei sempre in giro alla fine? In che senso? Per gli stadi? Sì. Campionato italiano, Champions League sempre, tranne Valencia-Atalanta che c'era il lockdown, già l'abbiamo fatto da studio. Quando commenti il calcio internazionale spesso invece sei da studio. Tipo la Premier sei spesso da studio, tipo la Liga? Sì, Premier, Bundesliga, così sei spesso in... diciamo che facciamo tutte le partite, una mediamente dal posto, su 7 ore, e le altre 7 che fai nella stessa giornata sono da studio. Perché sono costi comunque altissimi, una postazione, a parte il viaggio, la postazione proprio costa molto. Ok, allora ormai ci siamo imbarcati in questa, facciamo l'ultimo rigore. Io un po', Fabio, io un po' mi pento di essermi fatto vedere da te così, perché ma no, mi sto molto divertendo, vai tranquillo. Ok, mi sta calando la stima di me stesso, però ormai faccio questo lavoro, sono abituato a mettere la mia autostima sotto i miei piedi, per cui continuiamo. Ti raccomando, Andrea, solo attento alle bottigliette, non fare niente di... non lanciare nulla. No, lancio la mia luce, se segniamo. Siamo pronti? Siamo pronti. Vado. Attenzione, Marcello Lippi sta piangendo. Mamma mia, che tensione, Andrea, mamma mia. Vai, Fabio. Fabio Grosso. Guarda che sguardo. Vai, Fabio, sì! 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 Ivan, siamo campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Sì. Ragazzi, 14 anni sono già passati. Mamma mia. È più vicino al 2030 del 2006. Porca miseria. Mamma mia. Una cosa a pensarci fa molto effetto. Però io ribadisco, io ho molta fiducia in questa nazionale di Mancini. Io credo che sarà l'anno prossimo. Quest'anno ero quasi sicuro. L'anno prossimo vediamo, ma spero possa fare molto bene. Speriamo di vederla almeno. Questa è la... ho rotto le cuffie. Questo è l'augurio. Io, Fabio, ho voluto fare una telecronaca a stampo mio, non volendoti imitare. Ma hai fatto bene. Ma ognuno ha il suo modo di fare telecronaca, sono tutte valide. Vorrei sapere un voto del nostro duo da 1 a 7. No, 7 senz'altro. Vi avrei dato proprio 7. Siamo andati molto bene, è stato molto divertente. Poi sai, è difficilissimo fare una riemozione, eh? Cioè, una cosa è quando la fai in diretta e sei trasportato, una cosa è farla in differita di anni con un'emozione già vissuta, quindi mi è piaciuta, mi sono divertito. Grazie. Ed è la stessa cosa per cui io ad esempio mi consigliano un video per fare una reaction, che è una reazione, tipo questo video devi assolutamente vederlo, io non me lo spoilero perché sennò è diverso, è più teatrale rispetto a una telecronaca. Saluto Rocco Braz. Io saluto Rocco Braz.